Allora, non credo ci possa essere alcun problema per quanto concerne le regioni che vanno al voto, in particolare sia Bardi in Basilicata, Marsiglio in Abruzzo e Alberto Cirio in Piemonte hanno lavorato molto bene, hanno un grande consenso, per cui non vedo alcun problema. Bardi è la linea del Piave? No, che linea del Piave? Non c'è nessuna linea del Piave. Non l'ho detto io, ovviamente, sì, cito. No, non c'è nessuna linea del Piave, io credo che Bardi è il candidato, è il presidente e non ci sarà nessun problema. La nostra maggioranza ha superato e deve superare andando avanti dei momenti ben più complicati e difficili che non questo. Quindi non vedo, al di là della dialettica, al di là del tifo, no? Che ogni squadra fa la sua posizione, non vedo ci siano problemi. Ecco, come si fa però ad evitare quello scontro dialettico che comunque si è consumato sul caso Sardegna tra Lega e Fratelli d'Italia? Come si fa a non riproporre la stessa cosa tra Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia in questo caso? Ma non vedo io, al di là delle battute che leggo anch'io sui giornali, nella sostanza non vedo questi problemi né in Basilicata né in Abruzzo e né in Piemonte, sottolineo. E non ci sono compensazioni da fare per quanto a noi ci riguarda. Noi abbiamo assistito al dibattito che c'è stato in Sardegna e prendiamo atto della decisione, siamo dispiaciuti che Solinas si è ritirato, peraltro sotto probabilmente anche l'influenza di quello che gli hanno attribuito a un mese solo dalle elezioni, e questo è molto dispiaciuto anche a noi e lascia qualche punto interrogativo. Ma non c'entra nulla le altre regioni.